Occhiobello è un paese di confine tra la provincia di Rovigo e quella di Ferrara, tra il Veneto e l'Emilia-Romagna. Questo dal 25 maggio 1814, quando gli austriaci, subentrati ai francesi, incorporarono ufficialmente Occhiobello nel quinto distretto della provincia del Polesine. La nuova dominazione causò malcontento fra la popolazione occhiobellese, più che altro per l'annessione alla provincia di Rovigo, quando il paese era da sempre strettamente legato a Ferrara. Occhiobello, nel 1815, appariva così dall'alto. Sulle rive del Po, una parte di case in Golena e una parte attorno a Piazza della Chiesa. 1260 erano gli abitanti distribuiti nelle poche case del paese, tra le quali spiccavano il Palazzo Tassoni e le case dei carbonari Carlo Cavriani e Vincenzo Saladini. Era all'incirca questa l'immagine di Occhiobello in quell'epoca, in Golena e attorno alla chiesa. Qui, esattamente 200 anni fa, accadde qualcosa che fu poi considerato un episodio marginale di una guerra durata 2 mesi, quando le guerre allora duravano anni. Eppure quell'episodio di guerra non fu affatto marginale. Cosa accadde esattamente 2 secoli fa, proprio qui, dove l'autostrada non c'era, ma c'erano solo questa Golena, la chiesa parrocchiale e soprattutto il Po? Nei libri di testo scolastici a questo episodio vengono dedicate poche righe. Eppure, questo capitolo storico ebbe un certo rilievo per la storia d'Italia. In un certo senso fu un capitolo decisivo quanto trascurato. Quella fu la prima volta che si parlò di Italia unita sotto una stessa bandiera. Fu proprio da quelle azioni che si cominciò a leggere il tema della libertà e dell'indipendenza. Questa è la storia della battaglia di Occhiobello, tra l'esercito del Regno di Napoli, guidato da Gioachino Murat, e l'esercito austriaco capeggiato dal generale Federico Bianchi, il 7 e l'8 aprile 1815. Ma andiamo con ordine. Cos'è veramente accaduto 200 anni fa ad Occhiobello? Per cercare di rispondere a questa domanda, inquadriamo bene il contesto storico nazionale di quel periodo. È il 1815. Il territorio italiano è diviso in stati di diverse dimensioni ed importanza. A ovest c'è il Regno di Sardegna, a nord del Po c'è il Lombardo-Veneto, uno stato dipendente dall'impero austriaco. Al centro, oltre ai piccoli ducati di Modena, Parma e Massa, ci sono il Granducato di Toscana e lo Stato della Chiesa. A sud c'è il Regno di Napoli. I principi che governavano il Granducato Toscano e il Ducato di Modena, inoltre, erano vicini alla causa d'Austria. Si era in pieno congresso di Vienna e in quel periodo Napoleone, in esilio all'isola d'Elba, tornò a Parigi. Il congresso si affrettò, il 13 marzo, a dichiarare fuori legge Napoleone. Si era nel cosiddetto periodo dei 100 giorni, dal 20 marzo all'8 luglio 1815. Puntiamo l'attenzione sui due protagonisti principali della nostra storia. Murat era un generale francese, 48enne, l'ultimo degli 11 figli di una coppia di albergatori destinato alla carriera ecclesiastica, a cui rinunciò mentre si preparava al noviziato sacerdotale in quanto amante della bella vita. Aveva contratto molti debiti e, temendo le ire paterne, si arruolò. Arrivò ad essere nominato generale e combatté valorosamente. Il 20 gennaio 1799, a 32 anni, sposò la sorella minore di Napoleone, Carolina Bonaparte, e dopo aver ricevuto importanti cariche, nel 1808 l'illustre e potente cognato lo nominò re di Napoli, dove, noto come Gioachino Bonaparte, fu ben accolto dalla popolazione, che ne apprezzava la bella presenza, il carattere sanguigno, il coraggio fisico, il gusto dello spettacolo e alcuni tentativi di porre riparo alla sua miseria. Ma venne invece detestato dal clero. Il suo nuovo ruolo di re non gli impedì di partecipare nella Grande Armata alla campagna di Russia, al comando della cavalleria napoleonica e di un contingente di soldati del Regno di Napoli. Il suo comportamento in battaglia fu, come in passato, eccellente. Giunto a Milano l'8 novembre,
Murat fece sapere all'ambasciatore austriaco di essere disposto a lasciare il campo napoleonico e due mesi dopo, l'11 gennaio 1815, veniva firmato un trattato di alleanza fra Austria e Regno di Napoli. La notizia giunse a Napoleone mentre era impegnato nella difesa del suolo francese e reagì così. Non può essere. Murat, al quale io ho dato mia sorella. Murat, al quale io ho dato un trono. Eugenio deve essersi sbagliato. È impossibile che Murat si sia dichiarato contro di me. Nuovo cambio di fronte. Il 1 marzo 1815, Napoleone sbarcava vicino Cannes dopo essere fuggito dall'isola d'Elba. Ed il 5 marzo, Murat scrisse alle corti di Vienna e di Londra che qualunque fossero state le sorti di Napoleone dopo il rientro in Francia dall'Elba, egli sarebbe rimasto fedele all'alleanza con i due stati. Murat dichiarò guerra all'Austria il 15 marzo 1815, 5 giorni prima che Napoleone Bonaparte entrasse a Parigi all'inizio dei suoi 100 giorni. Persa la guerra, Murat fu costretto a fuggire, travestito da marinaio su una nave danese, dopo che una flotta britannica aveva bloccato il porto di Napoli e distrutto tutte le cannoniere lì presenti. Il 23 maggio, l'esercito austriaco entrò a Napoli, rimettendo sul trono Ferdinando IV. Murat fece un tentativo di riprendere il proprio trono. Infatti, tornato dall'esilio, sbarcò con 28 uomini a Pizzo Calabro l'8 ottobre 1815. A differenza di Napoleone, però, Murat non ricevette un'accoglienza trionfale e fu presto catturato e messo a morte nel castello della città, ponendo così fine alle guerre napoleoniche. Pare che le sue ultime parole siano state: risparmiate il mio volto! Mirate al cuore! Fuoco! Il principale antagonista di Murat nella nostra storia fu Federico Bianchi. Bianchi nacque 11 mesi dopo Murat. Figlio di un nobile comasco trasferitosi a Vienna, combatté contro i francesi in Italia nel 1796 quando catturò Gioacchino Murat, Germania e Svizzera nel 1799. Mise fine ad una rivolta a Cattaro nel 1804 e prese parte alla campagna di Russia, ora al fianco di Napoleone, nel 1812. L'anno seguente si distinse durante la battaglia di Lipsia. Nel 1815 partecipò alla guerra austro-napoletana. Fu inviato in Italia con 20.000 soldati a sbarrare il passo di Murat, che intendeva conquistare la penisola. Ricevuto il comando di uno dei corpi, inflisse al re di Napoli la sconfitta decisiva nella battaglia di Tolentino. E fu lui a firmare il trattato di Casalanza, che pose fine al regno di Murat. In segno di gratitudine, il nuovo monarca lo nominò Duca di Casalanza con decreto dell'8 settembre 1815. Fu insignito anche del grado di feldmaresciallo. Nel 1824 si ritirò a vita privata trasferendosi in una tenuta a Mogliano Veneto, acquistata già nel 1821, dove si dedicò alla coltivazione della vite. L'azienda è tutt'oggi continuata dai suoi discendenti. Ma nemmeno qui trovò pace. Durante i moti del 1848, visto come un rappresentante del potere austro-ungarico, fu arrestato e condotto a Treviso. La prigionia durò appena 2 mesi, poiché poco dopo l'esercito imperiale riconquistava la città e restituiva la libertà al barone. Morì in Stiria, dove si era trasferito per evitare un'epidemia di colera che imperversava a Mogliano. Nel 1864 la salma fu trasferita nella sua villa e sepolta presso il mausoleo di famiglia. Fate attenzione. Torniamo all'inizio di marzo 1815. Murat scriveva a Metternich: alleato dell'Austria, mi abbandono interamente alla fiducia che deve ispirare la lealtà dei suoi principi, e specialmente quella del sovrano che oggi regna. Lo stato d'animo del re di Napoli era decisamente in agitazione, visto che, contemporaneamente, a Napoleone scriveva: la Francia è minacciata perfino nella sua capitale, ed io non posso morire per voi. L'amico più affezionato di vostra maestà è in apparenza suo nemico. Sire, dite una sola parola, ed io sacrificherò famiglia e sudditi. Io mi perderò, ma vi avrò servito. Ma vi avrò provato che fui sempre il vostro amico migliore.
La parola che Murat voleva che il cognato pronunziasse era quella che bramava da tempo: l'unità d'Italia sotto il suo scettro. Se le comunicazioni allora fossero state più veloci, Napoleone l'avrebbe forse pronunciata quella parola, ma la Francia era distante. Perché Murat vuole riunire l'Italia? Eppure alla base di quella domanda c'erano ragioni ben precise. Con il congresso di Vienna, la posizione di Murat si fece sempre più traballante, in quanto all'orizzonte cominciava ad intravedersi una possibile restaurazione dei Borboni sul trono partenopeo. I maggiori pericoli per il sovrano di Napoli venivano dal governo del Regno Unito, sostenitore e garante di Ferdinando in Sicilia. Per questo motivo Murat, non appena fu informato della fuga di Napoleone dall'isola d'Elba, tornò a schierarsi col proprio vecchio comandante e dichiarò guerra all'Austria. All'inizio della guerra, Murat affermò di aver raccolto un esercito forte di 82.000 uomini, inclusi 7.000 cavalieri e 90 cannoni, allo scopo di incoraggiare gli italiani ad unirsi alla sua causa. In realtà, aveva circa 45.000 uomini in totale. La popolazione italiana aveva timore dell'Austria asburgica, in quanto temeva l'aumento dell'influenza austriaca in Italia. Per questa ragione Murat contava di coagulare una rivolta contro gli austriaci sotto la propria bandiera. In realtà, molti italiani capirono che Murat stava difendendo la propria corona, così gli austriaci ebbero vita facile a reprimere i pochi focolai di rivolta. Insomma, la risposta di molti fu condizionata dall'ambiguità della politica di Murat. Quel francese voleva riunire l'Italia per salvare la sua corona e non per sollevare la popolazione italiana. Ma come andarono realmente le cose? Murat si accorse che il suo trono era minacciato dalla politica degli stati d'Europa riuniti in congresso a Vienna. Ferdinando IV di Borbone rivoleva il regno di Napoli ed era ben appoggiato al congresso, ad eccezione dell'Austria, solo perché alleata con Murat. A Vienna si tergiversava. Allora Murat, per provare l'amicizia austriaca, col pretesto di parare alle minacce napoleoniche, chiese facoltà di occupare temporaneamente lo Stato Pontificio. Facoltà non concessa il 26 febbraio 1815. Allora Murat, per prevenire i suoi nemici, decise di muovere guerra all'Austria, non appena Napoleone fosse sbarcato in Francia. Cercò di guadagnare tempo scrivendo agli austriaci e al cognato. In realtà Napoleone, che ricevette la lettera il 17 marzo, rispose di aspettare, ma il messaggio arrivò tardi. Murat ordinò al suo esercito di marciare verso il Po. Come in un bluff di una partita a poker, giunto ad Ancona, il re di Napoli comunicò a Vienna che marciando verso il Po, egli intendeva soltanto premunirsi da un eventuale attacco di Napoleone. Ma l'imperatore comprese che egli cercava di guadagnare tempo e non gli credette, anzi, gli dichiarò guerra. Non solo, firmò una convenzione con Ferdinando che in cambio di 25 milioni gli promise il regno di Napoli una volta sconfitto il Murat. Fu allora che Murat si ingegnò ad alzare la bandiera dell'indipendenza italiana e il 30 marzo, da Rimini, lanciò il famoso proclama. Italiani, l'ora è venuta che debbono compiersi gli alti destini d'Italia. La provvidenza vi chiama infine ad essere una nazione indipendente. Dall'Alpi allo stretto di Scilla, odasi un grido solo: l'indipendenza d'Italia! E da qual titolo popoli stranieri pretendono togliervi questa indipendenza, primo diritto e primo bene d'ogni popolo? Nel proclama di Rimini erano presenti le cifre che si trovano nel diritto costituzionale e nello specifico quelle relative agli elementi essenziali dello Stato, quali popolo, territorio, potestà d'imperio, cioè sovranità. Il proclama era bello e i veri patrioti fremettero nel leggerlo e si illusero i poeti che finalmente fosse suonata per l'Italia l'ora fatidica della liberazione. Ma le moltitudini, sfiduciate da tante promesse non mantenute, rimasero indifferenti all'appello del re di Napoli, il quale non vide venire sotto le sue bandiere che poche centinaia di volontari, gente i più, credendolo sincero, che avevano militato sotto le insegne napoleoniche. Il proclama era centrato sulla rivendicazione di tre obiettivi:
l'indipendenza della penisola dalle Alpi allo stretto di Sicilia, la liberazione dal dominio straniero, l'autodeterminazione della forma statale. Stringetevi in salda unione ed un governo di vostra scelta, una rappresentanza veramente nazionale, una costituzione degna del secolo e di voi, garantisca la vostra libertà e prosperità interna, tosto che il vostro coraggio avrà garantita la vostra indipendenza. Mai parole erano state così chiare e determinate. Il proclama di Rimini, in ogni caso, diede inizio ad un dibattito sull'unificazione dell'Italia, della quale la guerra austro-napoletana è considerata il primo episodio. Gli stessi austriaci, vincitori di Murat, divennero la forza straniera più potente in Italia e furono quindi gli avversari delle tre guerre di indipendenza che caratterizzarono il Risorgimento. Manzoni, nel suo frammento di canzone Proclama di Rimini, ebbe a dire che Murat, parlando di indipendenza, proferì la parola «Che tante età di indarno, Italia attese». E Carducci, in Letture del Risorgimento Italiano, annotò che «L'impresa di Gioacchino Murat passò come una meteora, ma i giovani ci avevano fissato gli occhi e a lungo se ne ricorderanno i bagliori nel regno per le Marche e la Romagna». Nelle Romagne le cose andarono bene a Murat. A Cesena il generale Carrascosa, comandante dell'avanguardia dell'esercito napoletano, sconfisse gli austriaci. Quindi si spinse a Bologna, dove scacciò il generale Bianchi, che ripiegò nel Modenese. Il 2 aprile, re Gioacchino entrò a Bologna e nominò il professor Pellegrino Rossi, giovane giurista toscano, autore del proclama di Rimini, commissario del distretto di Ravenna e dei dipartimenti del Reno, del Basso Po e del Rubicone. Italiani, il tempo dell'inazione e del sommesso lamentarsi e quasi dispersi è cessato. Si levò altissimo il grido della nazionale indipendenza. L'indifferenza, il torpore, la neutralità in questa gran lotta sono colpe. Così iniziava il suo proclama, che si chiudeva con un grido. Viva il re Gioacchino! Viva l'Italia! Le operazioni di guerra intanto continuavano. Gli austriaci si erano ritirati dietro il Panaro. Il 4 aprile il ponte di Sant'Ambrogio fu teatro di un'altra vittoria di Murat sul generale Bianchi, che batté in ritirata, mentre i napoletani conquistavano Modena, Reggio, Cento, Ferrara e presentandosi ad Occhiobello e a Borgoforte, dove il nemico aveva costruito due fortissime teste di ponte sul Po. Il giorno 7 aprile Murat tentò l'assalto a Occhiobello. Così lo introduce Riccardo Bacchelli nel romanzo Il mulino del Po. Ed ecco Gioacchino Murat, cavalcando intrepido e sventato col suo pennacchio in testa dietro il miraggio della corona d'Italia, capitava nell'aprile a Ferrara, scalava le mura, assediava gli austriaci nella fortezza. E due colonnelli napoleonici, un Borghi e un Negri, fra la perplessità generale, apertegli le porte, si diedero a levar soldati per lui, che investì con le sue scarse truppe regolari, rafforzate da quella mano di gente raccogliticcia, la testa di ponte in Vallonga. Apri fuoco! Non si entra, non si esce! Copri fuoco! La giornata era chiara, la campagna verde d'erba e di foglioline spuntate. L'occhio spaziava lontano e tutta Occhiobello era venuta sull'argine per vedere la battaglia al di là del fiume. Che cosa accadde il 7 e l'8 aprile 1815? La battaglia di Occhiobello fu il punto di svolta della guerra austro-napoletana. L'esercito napoletano, con la sua seconda divisione comandata dal generale Angelo D'Ambrosio, era disposto su una sola linea ed era senza riserve. Nella mattinata del 7 aprile la seconda divisione marciò verso Vallonga e il ponte di Occhiobello. Per gli austriaci sarebbe stato impossibile affrontare i napoletani in campo aperto. Perciò le truppe si ritirarono nelle costruzioni di Vallonga. Nei pressi, i napoletani stabilirono una batteria d'artiglieria formata da un paio di cannoni da campagna. Cosa non funzionò per i napoletani e cosa funzionò per gli austriaci?
Lo spiegheranno in seguito due testimoni oculari e protagonisti di quei giorni: il maresciallo di campo Pietro Colletta, comandante del Genio di Murat, e il generale Angelo D'Ambrosio. Il nostro esercito era giunto, ormai stremato, a contatto delle difese austriache del ponte di Occhiobello. L'intento era di distruggere il ponte, l'unico della zona, per interporre il fiume tra i due eserciti e riorganizzare così le nostre forze, disperse su un ampio fronte. Occhiobello era per noi la sola arena da combattere offensivamente, l'unico fronte di attacco per consolidare la testa di ponte. Murat sbagliò i conti. Fino a quel momento aveva avuto uno scarso sostegno dalle popolazioni italiane che aveva incontrato, circa 400 volontari. Riteneva però che una volta attraversato il Po ed entrato nel territorio sotto diretto controllo austriaco, avrebbe ricevuto un'accoglienza differente. La regione, allora dominata dagli austriaci, era stata infatti sotto controllo del Regno d'Italia, uno stato creato da Napoleone, e giungevano notizie di 40.000 uomini, per lo più veterani delle guerre napoleoniche, disposti a schierarsi con Murat, una volta che questi fosse giunto a Milano. Ma le cose non andarono così. Le spiega il generale D'Ambrosio. Gli attacchi furono valorosi, ma effettuati alla cieca. Le truppe napoletane non si potevano accertare se nel terrapieno delle testate vi fossero degli steccati e se nelle costruzioni vi fossero dei cavalli di Frisia. Il sistema difensivo austriaco era ben congegnato, ma da una particolare posizione sulla destra del ponte verso Casaglia, le batterie napoletane avrebbero potuto colpire il ponte a tiro diretto. A tal proposito, gli ufficiali del Genio, comandati dal generale Colletta, proposero al re Murat, sul posto per le operazioni, di installare delle batterie fisse in grado di costringere gli austriaci a evacuare la testa di ponte. Sarebbero stati necessari 2 giorni e 2 notti di lavoro. Ma il re, impaziente di cogliere un successo che sarebbe stato decisivo per la campagna, diede l'ordine di attaccare. Venne la notte. E il re si ostinava a continuare il combattimento sanguinario e senza risultato. Ma infine era necessario arrendersi. Allora Murat ordinò che il corpo del Genio eseguisse i lavori e poi si ritirasse su Bologna. Nel corso dei combattimenti, il generale Colletta e il generale D'Ambrosio persero i loro cavalli e fu in quell'occasione che, secondo quanto viene raccontato, il re Murat avrebbe pronunciato la famosa frase «Come mirano giusto costoro». A sera dell'8 aprile, visti infruttuosi gli attacchi che misero fuori combattimento tra morti e feriti circa 2.000 uomini, a fronte di 400 perdite degli austriaci, Murat ordinò di sospendere gli attacchi e si ritirò. Preoccupato per le notizie che giungevano da Napoli sulla dichiarazione di guerra dell'Inghilterra e sulla debolezza dei confini del suo regno. La seconda divisione restò dunque sotto Occhiobello, mentre Murat diede l'ordine al Genio di piazzare la batteria in zona Casaglia. A Occhiobello, però, arrivarono i rinforzi austriaci e i napoletani non vi si potevano opporre, mancando di riserve. I polesani rimasero a guardare. Morire perché? Morire per chi? Murat era un padrone come un altro. Si era convertito alla causa italiana solo una decina di giorni prima. Tra l'altro, Murat fu, insieme con Savary, il duca di Rovigo, uno degli accusatori più feroci e impietosi del duca di Enghien, fatto ingiustamente giustiziare da Napoleone per presunto tradimento che non si era verificato. Teniamo presente che nel consiglio di guerra del 13 aprile si parla apertamente della freddezza degli italiani. I sentimenti di unità e indipendenza all'epoca erano quasi esclusivamente di pochi, e tra questi c'era Carlo Cavriani, un personaggio politico importante di Occhiobello e del Polesine di allora. Sarà de segno. A Occhiobello c'è lavoro? Beh, qualcosa si fa. Ci sono i cantieri, si fabbricano barche. E mulini, li conosci, no? I mulini del Po. Ce ne sono a centinaia e la maggior parte la si fabbrica a Occhiobello. La gente è stanca di tutti questi eserciti che passano di qui continuamente. Tutti temono di perdere i loro beni. Murat non raccolse tanto entusiasmo, probabilmente per la sua inaffidabilità.
Col morale dell'esercito a pezzi e con i partigiani lombardi impossibilitati ad unirsi a lui, Murat dovette ritirarsi, raggiungendo il suo quartier generale di Ancona a fine aprile. Il 29 aprile il generale Bianchi aveva conquistato Tolentino, facendone evacuare la piccola guarnigione napoletana e fortificandosi sulle colline ad oriente della città. Malgrado ciò, il 2 maggio fu obbligato a dare battaglia a Tolentino. Murat ha un altissimo numero di morti. Il suo esercito rientra a Napoli inseguito dagli austriaci e nel corso della ritirata vengono uccisi o catturati metà dei suoi uomini. Il 18 maggio 1815 Murat è a Napoli per l'ultima volta, in una città minacciata dal mare dai cannoni inglesi. Adesso il re concede la Costituzione, ma è tardi. Murat deve lasciare. Carolina, ormai in aperto e definitivo dissenso con il marito, trova ospitalità, in cambio di tutti i gioielli della corona, su una nave inglese, da dove può udire l'esultanza del popolo napoletano per l'ingresso in città di Ferdinando IV di Borbone, ultimo sovrano d'Europa a tornare sul trono. Murat fugge su una piccola barca a Ischia. Il 20 maggio, i generali napoletani Michele Carrascosa e Pietro Colletta chiesero la pace firmando il trattato di Casalanza con gli austriaci e ponendo fine alla guerra. La gente polesana in quell'occasione rimase disorientata. Qualcosa del genere accadde qualche anno dopo, quando il parroco di Fratta Polesine, durante la messa dell'ultima domenica del 1820, comunicò la sentenza dei Carbonari di Fratta. La gente si guardò attonita perché non sapeva e non riusciva a capire cosa avessero fatto di male o di strano questi loro concittadini per essere condannati. In tutti questi anni di guerra abbiamo sofferto tutti e alla fine quello che ci interessa è di avere i nostri uomini che lavorano e di non perdere altri figli più che il padrone. E forse non era così diverso vedere i soldati francesi che requisivano dalla presenza dei crucchi. Nuovi padroni e a quel tempo probabilmente nel sentire della gente non peggiori degli altri. Il periodo napoleonico, insieme a tante illusioni su libertà, fraternità, eccetera, portò in Polesine soprattutto banditismo e instabilità. Tant'è che le insorgenze c'erano state come e avevano avuto seguito fra la gente. Murat fallì perché era solo un altro padrone, ma lanciò l'idea dell'unità degli italiani, di uno Stato autonomo, di uno Stato indipendente. Ci volle un lavoro di altri 30 anni e 40 anni di fallimenti per smuovere le coscienze. Cosa ha lasciato l'iniziativa di Gioachino Murat? Negli anni immediatamente successivi, due elementi. Era finalmente posta la questione dell'indipendenza della penisola, un piccolo numero di patrioti che saranno protagonisti dei moti del 1817, del 1821 e del 1831. A medio termine, rimane l'ammirazione di Garibaldi espressa a Pizzo Calabro, davanti alla tomba dello sfortunato re, durante la risalita della penisola nel 1860. A lungo termine, cioè oggi, nella coscienza civile e nazionale degli italiani, pressoché nulla. In quanto il processo di unificazione, che inizia nel 1848, si realizza nei 22 anni successivi e ormai viene dato per assodato, tanto da far dimenticare i suoi primi timidi passi. Eppure, quello che era successo 50 anni prima era solo il lontano inizio. Ogni nazione deve contenersi nei limiti che le dia natura. Mari e monti inaccessibili, ecco i limiti vostri. Non aspirate mai ad oltrepassarli, ma respingete nello straniero che li ha violati, se non si affretta di tornare nei suoi. Io chiamo d'intorno a me tutti i bravi per combattere. Io chiamo del pari quanti han profondamente meditato sugli interessi della loro patria, a fine di preparare e disporre la Costituzione e le leggi che reggano oggi mai la felice Italia, l'indipendente Italia. Rimini, 30 marzo 1815. Firmato Gioachino Napoleone.